Quello di cui si vuole discutere è la valutazione delle somme incerte. Quando si discute di ammontare di denaro, bisogna distinguere fra somme certe e somme incerte. Le prime sono quelle che sono sicuro comunque di ottenere, mettiamo anche in un futuro, per esempio i titoli di Stato sono somme certe. Per quello che riguarda le somme incerte, sono invece più legate al mercato azionario, perché ci si riferisce a prezzi, per esempio, di titoli di borsa di cui non conosco la futura evoluzione. La valutazione delle somme certe la conosciamo, attiene a una sfera di matematica finanziaria classica ed è riferita alla valutazione del tasso di rendimento di un'operazione finanziaria, della durata di un'operazione finanziaria, di cose comunque deterministiche. Le somme incerte, invece, possono essere modellizzate con delle realizzazioni legate alla probabilità con cui esse vengano ottenute. Quindi l'idea, diciamo, è di costruire, a partire da una serie storica in un mercato finanziario, immaginiamo di un titolo, quelle che saranno le plausibili realizzazioni future di questo titolo, del prezzo di questo titolo, per poi farne una valutazione che permetterà appunto di stabilire se è conveniente acquistarlo oppure no. Criteri di valutazione di somme incerte, quindi, devono prendere in considerazione l'idea che queste somme incerte sono viste come delle coppie, cioè realizzazione, probabilità con cui tali realizzazioni verranno realizzate, e queste coppie possono essere sintetizzate da un punto di vista matematico attraverso il concetto di variabile aleatoria. Allora, quando ci si riferisce ad una variabile aleatoria, la cosa più oggettiva che si può fare per andare a valutarla è quella di calcolarne il valore atteso. Nel fare questo, si trasferisce l'informazione esistente nella variabile aleatoria in un contesto numerico e quindi in un contesto, diciamo, ordinato che permette di effettuare delle comparazioni. A priori non è possibile stabilire quale fra due variabili aleatorie o somme incerte è superiore, ma quando poi ci si riferisce al valore atteso, quindi al numero associato alla variabile aleatoria, si può affermare che è superiore, o si può decidere di affermare che è superiore la variabile aleatoria il cui valore atteso è più alto. Quindi il valore atteso ha una buona riuscita, diciamo, in ambito di comparazione di somme incerte e di valutazione, proprio perché conferisce una veste del tutto obiettiva alla selezione di somme incerte. È un criterio, però, diciamo, che ha un grosso limite, che è quello di non prendere in considerazione la naturale attitudine di un individuo, degli individui, a perdere o comunque a guadagnare dei soldi, in ambito incerto, ovviamente. C'è un famoso esempio che spiega bene quali sono i difetti del criterio del valore atteso, che è dovuto a Bernoulli, si chiama paradosso di San Pietroburgo, è stato chiamato così perché Bernoulli l'ha ideato immaginando di giocare in un fantomatico, in un così ideale casinò nella città di San Pietroburgo dove in quel momento si trovava. Ed è un gioco molto semplice in realtà, si lancia una moneta e se esce testa si vince 1 euro. Una somma diciamo, di una unità monetaria, 1 euro, immaginiamo ai tempi di oggi. Se esce croce si rilancia la moneta. A quel punto, al secondo lancio, se esce testa, si va a vincere il doppio di quello che si vinceva la volta precedente, quindi 2 euro. Se esce croce si rilancia la moneta una terza volta, se esce testa si vince il doppio della volta precedente, quindi 4 euro. Si va avanti così e il gioco potrebbe essere infinito. Nel senso che questa moneta viene lanciata fino a che a un certo punto non esce testa. Quando il lancio in cui esce testa, l'individuo che sta giocando prende la somma che gli spetta e che dipende chiaramente dal lancio a cui si è arrivati ed esce dal gioco e il gioco è finito. Allora, la domanda è quanto si è disposti a giocare per partecipare a questa lotteria? Il criterio del valore atteso offre una risposta, diciamo, molto sorprendente, perché afferma che per andare a partecipare a questa lotteria sarebbe sensato giocare una qualunque cifra. Quindi questo significa che in effetti è sempre conveniente, risulta sempre conveniente andare a giocare, a partecipare a questo gioco. Perché il valore atteso della vincita associata a questo gioco è infinito, si può dimostrare facendo un piccolo conto matematico. Questo
Questo è chiaramente un paradosso, è insensato perché in un contesto di questo tipo, se uno va a farsi, va a costruirsi un attimo uno schema mentale, anche semplicemente ragionandoci un istante, è chiaro che diventa molto improbabile che si arrivi al 20° lancio, perché significherebbe che è uscita sempre croce e testa la prima volta al 20° lancio. In quel caso la somma vinta sarebbe considerevole, ma è talmente improbabile che questo avvenga che in effetti non può essere presa in considerazione come eventualità. Allora, lo stesso Bernoulli, resosi conto di questa discrepanza tra quella che è l'evidenza e quello che la matematica suggeriva, ha offerto una soluzione di questo gioco filtrando la vincita attraverso una funzione, una trasformazione che lasciasse perdere quello che è il significato oggettivo dei soldi, ma introducesse una percezione di questi soldi fatta in qualche modo, in un certo sistema, insomma, lui aveva introdotto questa particolare trasformazione. Agendo in questo modo, quindi rifacendo lo stesso conto effettuato per il valore atteso, ma con questa somma filtrata, usciva fuori che la somma che uno dovrebbe essere stato disposto a giudicare equivalente alla vincita incerta di questa lotteria consisteva in 2 euro, che è un'ipotesi molto più ragionevole. Qual è il cuore del paradosso di San Pietroburgo e del suo superamento attraverso questa nuova funzione, diciamo, di filtraggio delle somme di denaro? Il denaro non può essere inteso nella sua accezione oggettiva. Questo perché i soldi non sono in realtà dei soldi, ma sono quello che rappresentano in quel momento specifico per noi. Questo vuol dire che lo stesso identico ammontare di denaro può essere di cruciale importanza in un contesto e del tutto irrilevante in un altro, in un contesto differente, e questo lascia chiaramente perdere quello che è il senso obiettivo del denaro. Quindi noi dobbiamo associare alle somme di denaro quello che viene definito il livello di soddisfazione nel possedere il denaro o nel perdere questa somma di denaro. Questo livello di soddisfazione viene misurato attraverso una trasformazione di queste somme di denaro, attraverso una funzione che appunto sintetizzi il grado di felicità nel possedere questo denaro o l'ansia nel perderlo, no? E questa funzione viene usualmente definita come funzione di utilità e varia da individuo ad individuo, perché evidentemente non tutti hanno la stessa capacità economica, non tutti giudicano in maniera identica le somme di denaro e non tutti hanno la stessa identica paura di perdere denaro o voglia di avere più denaro di quello che in effetti non abbiano. Quindi c'è una famiglia di queste funzioni che filtra il denaro e lo trasforma in livello di soddisfazione, che è del tutto soggettiva, quindi comprende comunque delle funzioni che sono soggettive, ma che in un contesto di individui razionali condividono la stessa identica proprietà di associare a somme di denaro più alte livelli di soddisfazione superiori. Quindi nell'introdurre questo livello di soddisfazione, quando si vanno a valutare delle somme incerte, si prova a mantenere, cioè si deve mantenere in realtà il livello obiettivo nella valutazione, quindi riferendosi sempre a un valore atteso, ma non più delle somme di denaro prese nella loro obiettività, ma filtrate attraverso questo livello di soddisfazione, questa nuova funzione. Nel far questo, quello che si introduce è un criterio che viene chiamato dell'utilità attesa, che permette di stabilire quale è migliore fra due somme incerte sulla base del valore atteso della somma di denaro filtrata attraverso una scelta opportuna funzione di utilità.